La fibra di carbonio cosa è? La fibra di carbonio è un concetto diverso che prima non c'era. Io ho cominciato a suonare quando avevo 16 anni e ho sempre usato cabinet in legno, il mercato offriva quelli. La fibra di carbonio si sa che è un prodotto innovativo, un prodotto usato soprattutto dalle mie parti nel settore aerospaziale, per cui sono molte le aziende che la lavorano e fortunatamente conoscevo vari ingegneri e varie persone con cui ci siamo consultati. E loro mi dissero all'inizio: guarda Gianfranco, per l'audio non sappiamo se può funzionare. E io dissi: non lo so neanche io, non lo sa nessuno, proviamoci. Ed è durata la progettazione tre anni, però devo dire che per quello che mi riguarda mi ha dato la possibilità di svoltare concettualmente. Adesso quando in azienda devo spostare i cabinet, quando tocca a me spostare i cabinet, sposto solo quelli di carbonio, quelli di legno li lascio a chi è un po' messo meglio di me fisicamente. Cosa abbiamo fatto per realizzare questa cassa? Non è stato semplice. Non conoscevamo altri competitor, non c'erano altri competitor che lo avessero fatto prima e quindi ne potevamo prendere una, esaminarla, vedere, anche perché poi tra l'altro non è manco nel nostro stile. E di conseguenza abbiamo dovuto esplorare un settore nuovo. Non è stato facilissimo, però mi piace un'idea, che quando le cose sono difficili spesso sono quelle giuste, perché la difficoltà fa in modo che ad arrivarci si è in pochi o talvolta si è i primi. Ecco, con orgoglio posso dire che siamo stati i primi a presentare a Los Angeles dei cabinet più leggeri del 40% rispetto a quello che c'era in commercio. Se sfogliate le pagine dei social o se vi ricordate, quell'anno io dicevo a mia moglie, che era dall'altra parte del mondo, sembra una palestra, perché la gente non faceva altro, grazie anche agli adesivi di Antonio, non faceva altro che praticamente sollevare le casse con una mano e rimanere stupiti, perché ci si approcciava con la forza del legno e in realtà poi quasi si aveva uno sbilanciamento, perché la cassa era decisamente più leggera. Non è stato semplice, perché non è stato prendere un materiale, non è solo la fibra, ma si tratta di un sandwich di materiali compositi, tra l'altro l'esterno è diverso dall'interno, dove abbiamo un tappetino, un foam, che ha le stesse caratteristiche sonore del legno. Quindi noi, quando abbiamo sperimentato via software cosa doveva succedere, eravamo certi che il suono doveva essere simile a quello del legno. In realtà poi ci siamo accorti di aspetti che superano la parte del legno anche da un punto di vista sonoro, ma non racconto qui adesso, altrimenti mi dilungherei troppo. Pertanto la fibra di carbonio è effettivamente un materiale che, a parità di cabinet, a parità di componentistica, sottolineo anche un aspetto: la nostra componentistica è tutta italiana. I nostri woofer sono prodotti in Italia, ad Ancona, sono marchiati Jensen. I nostri componenti dagli amplificatori sono tutti acquistati in Italia, ma sono gli stessi produttori e fornitori che avevo da 30 anni. Niente, quindi la fibra di carbonio ci ha dato una grossa soddisfazione. Però, tornando, lo ricordo bene, nel volo di ritorno da Los Angeles, sapevo bene che non avevamo fatto tutto, si poteva andare oltre, quindi si poteva ulteriormente alleggerire. Noi stasera siamo qui anche per presentare la seconda linea delle casse in fibra di carbonio e sono state ulteriormente alleggerite. Ovviamente ho parlato di peso adesso. Per noi il punto più importante non è il peso, non mi stancherò mai di dirlo. Il punto più importante è il suono. Nello staff io sono bassista, Andrea, che penso tutti lo sappiate, è il mio nuovo socio. Andrea è bassista, siamo tutti bassisti, anche chi ci segue il sito, i social, sono bassisti. Claudio in particolare è bassista, per cui ci circondiamo di persone che parlano la stessa lingua, e quando si è musicisti il peso va bene
ma come aspetto per andare a suonare. Il primo aspetto per andare a suonare è avere un suono giusto. Sono molto fiero di presentarvi la seconda linea, che differisce dalla prima perché non c'è più la presenza, prima che comunque rimane in commercio a tutti gli effetti, non c'è più la presenza del Tolex, il carbonio è totalmente visibile, e i pesi sono stati ulteriormente ridotti, e la struttura è anche molto irrigidita. Se proviamo qui a dare una martellata non gli succede nulla. Noi abbiamo sperimentato in modo anche non voluto con un pallet, o meglio con un transpallet, hanno inforcato male un pallet, la cassa di legno presa da una forca è stata completamente sfondata, quella in carbonio leggermente spiegazzata, la cassa continua a suonare ancora, per cui il carbonio ha delle proprietà meccaniche, fisiche e sonore, ma non il carbonio generale, questo tipo di carbonio con questo studio davvero notevoli. Vi racconto qualche peso, una 2x12, la nostra 2x12 Slim pesa nella versione in legno 20 kg, nella versione in carbonio ne pesava 13, nella versione nuova in carbonio ne pesa 9 kg. Una 2x12 pesa 9 kg. La 2x10 pesava 11 kg. In legno ne pesava 16, oggi ne pesa 7 kg. E parliamo delle casse un po' più grandi, che non avevamo a catalogo. Perché non le avevamo? Perché erano troppo pesanti per essere portate in giro. Non dimentichiamo la 4x10, la 4x10 che è la nostra nuova 4x10. Qui mi vengono i brividi, pesa soltanto 11 kg. La 4x10, 11 kg. Quando ho cominciato a suonare, la colpa è di una 4x10 dell'ernia, pesava 45 kg. Ce n'erano anche da 27, 22, 28, ma non 11 kg. Abbiamo cominciato anche a fare casse un po' più grandi, perché se è vero che l'ingombro rimane un ingombro importante, il peso è diventato davvero esiguo. Abbiamo la 6x10, 6x10 che pesa 16,5 kg. Qui mi piace rimarcarlo, 16,5 kg una 6x10. Che è questa qui. E poi invece il regalo, ecco, c'è anche il regalo quello grosso, no? Che ora ci porta una parte della famiglia. Ecco qua, manca un pezzettino della famiglia, ma è in giro che gioca. Però parliamo di una 8x10. Signori, una 8x10, il cosiddetto frigorifero, che pesa 22 kg. 22 kg la 8x10. E ve la sollevo da solo, ecco qua. Io non so se avete mai visto vostra moglie e vostra figlia portare in giro una 8x10 in casa. Ecco, a me è successo, non in casa, però è successo. E pertanto a giorni vedrete sul sito gli aggiornamenti, saranno integrate sul sito i pesi, le caratteristiche, le potenze. E poi c'è l'ultima parte, poi lascio la parola, ed è il nuovo concetto che abbiamo presentato qualche giorno fa con un video, e di cui sono fortemente orgoglioso, ed è la fibra naturale, di derivazione dal concetto della fibra di carbonio. Qui parliamo di un materiale non solo riciclabile come tutti i nostri prodotti, ma è prodotto, lo chassis, interamente da prodotti naturali come la fibra di lino o fibra di cocco, quindi fibre naturali, resine ad acqua, ed è con tutta la parte del FOAM che vedete qui,
questa parte qui è fatta con bottiglie di plastica riciclate, opportunamente studiate, opportunamente calcolate come densità, come apporto, tutto quanto. Questa cassa è praticamente totalmente naturale, questa struttura. Poi ci sono per cui è importante pensare all'ambiente, è importante pensare al fine vita per quando riciclarle, ma io penso sia molto importante pensare ad utilizzare materiali che in qualche modo provengono da oggetti già utilizzati e quindi al riciclo. Pertanto questa cassa in fibra naturale, che suona esattamente come quella in carbonio, dopo anche qui anni di studio, fra qualche mese sarà disponibile nei vari store. Adesso io lascio la parola ad Andrea, definirlo mio socio faccio un po' fatica, perché Andrea è davvero un fratello per me, e quindi ufficialmente ve lo presento qui. Andrea, vieni. E Andrea, sapete che è situato, vive per molti giorni in azienda, ma vive dall'altra parte dell'Italia, quindi praticamente ci consente di unire il nord e il sud anche con accenti diversi, per cui ora ci sarà un netto cambio di accento. Ciao a tutti, io, per chi non mi conosce, sono appunto Andrea Gipponi e insieme a Gianfranco ormai più di 2 anni fa abbiamo valutato la possibilità di creare un prodotto che potesse davvero fare la differenza per chi a volte si trova in difficoltà in alcune situazioni particolari, come i musicisti di strada o chi ad esempio ha una vita da musicista sempre in giro per alberghi, o che ha bisogno anche durante gli eventi privati tipo i matrimoni di una strumentazione versatile che gli permetta magari di spostarsi da una parte all'altra di location. E era nata l'idea di fare una testata a batterie e quindi già nel NAM 2020 ne avevamo portato il primo prototipo di quella che è ad oggi effettivamente la Pocket, la testata a batterie di GR, quindi che semplicemente non ha bisogno di essere alimentata, anche se si può comunque alimentare con cavo. Ma ci sembrava riduttivo aver soltanto una testata, per quanto riduttivo possa essere una testata, che questa ad esempio è un 50 watt, ma poi ci saranno wattaggi superiori, che fosse solo testata. E allora abbiamo pensato di renderla davvero completa. Perché? Perché tanti musicisti che magari sono a suonare e stanno via per dei giorni devono anche consegnare delle parti di basso registrate. E allora perché non rendere questa testata una scheda audio? E allora, con l'aggiunta di una USB Type-C, che è ormai uno standard mondiale, questa testata la si può collegare a un qualsiasi computer e la si può usare come testata audio. Ha un ingresso AUX, ha un'uscita per le cuffie, ha una DI professionale a tutti gli effetti e di conseguenza un altro degli utilizzi che si può fare in questa testata è utilizzarla come una vera e propria DI, che non è soggetta a ronza. Perché? Perché non ha un'alimentazione esterna. Quindi questa Pocket a tutti gli effetti è un backup fantastico, ma allo stesso tempo è veramente un coltellino svizzero. Questa Pocket è la prima testata di una lunga serie di prodotti Pocket che consentiranno a tanti musicisti di utilizzare prodotti leggeri e con delle autonomie notevoli. Questa testata ad esempio ha un'autonomia di 8 ore a volume quasi massimo, ci sarà sia per GR Bass che per GR Guitar, quindi a seconda delle frequenze che decideremo potrà essere utilizzata sia per un brand che per l'altro. Un altro prodotto sempre molto importante per quanto riguarda l'innovazione, perché ormai ci si muove veramente sui campi diversi, non è più soltanto l'hardware fisico, ma tanti dei nuovi progetti
passano dai computer e lì rimangono. Ci sono tante produzioni che vengono fatte senza neanche collegare quasi uno strumento vero al computer. E ci sembrava importante, dopo che un grosso brand come Acoustic Audio si è interessato a noi, collaborare con loro alla realizzazione di questo, che può sembrare effettivamente un hardware a tutti gli effetti, come è effettivamente la nostra One 800, appoggiata sopra ad una AT212, esattamente di questa linea, ma altro non è che un plugin audio che si chiama Graphite, che grazie alla tecnologia di Acoustic Audio, la tecnologia proprietaria di Acoustic Audio, ha campionato fedelmente all'Elfo Studio una nostra testata della serie One e una cassa AT212 con 4 microfoni diversi, 2 dinamici, un condensatore e un nastro. E grazie a questo software, grazie a questo plugin compatibile sia con Mac OS che con un Windows, è possibile andare a elaborare l'audio di un basso in real time, quindi suonato in tempo reale, o di un basso invece importato, come se stesse suonando esattamente dentro uno dei nostri amplificatori, con l'aggiunta di non poter soltanto modificare l'audio fedele come se stesse all'interno di un nostro hardware, ma con la possibilità di far suonare questa traccia microfonata con addirittura la possibilità di 2 microfoni diversi contemporanei. Siamo molto orgogliosi perché siamo sicuri che questo sarà uno dei prodotti che anche chi non è abituato a utilizzare magari plugin che simulano amplificatori durante le proprie registrazioni sarà contento di usare, perché riesce a riprodurre fedelmente, come è un po' la nostra filosofia del Pure Sound, il suono del proprio strumento senza snaturarlo. C'è un ultimo articolo che vogliamo presentare stasera, ed è tutta la linea di casse che trovate nella versione carbonio diventerà anche attiva. Quindi per chi, per i bassisti che hanno voglia di collegarsi direttamente con il cabinet attivo, ecco qui la versione dei cabinet attivi. Quindi in tutti i formati 2x10, 4x10, 1x10, varie potenze, a breve sarà tutto disponibile. Come dicevo prima, fra circa una settimana sarà tutto aggiornato sul sito, ma vi aggiornerò con i vari post sui social. Quando mi guardo intorno e vedo tutti gli amici storici dei tempi della scuola, ai nuovi, ai distributori, ai clienti, a tutto, se devo ringraziare e ho a disposizione un solo grazie, lo devo dare e lo devo dire a tutti voi che mi avete seguito sin dall'inizio. Grazie a tutti.